Benvenuti all'appuntamento con 7 News e queste le principali notizie. Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ieri è giunta a Reggio Calabria dopo aver visitato i reparti degli ospedali riuniti. Quella di Reggio è la prima tappa della visita del ministro Lorenzin in Calabria che si protrarrà fino a lunedì, con passaggi anche a Catanzaro, Crotone, Cosenza e Vibo Valentia. Visitato anche l'ospedale Tiberio Evoli di Melito Porto Salvo sul nostro canale televisivo, già in onda vedrete il filmato integrale. La Calabria, ha detto Lorenzin, è in una fase di trasformazione molto importante. In Calabria, infatti, molte cose sono state fatte, ma tante altre si devono ancora fare. Reggio Calabria ha arrestato 58enne per stalking. Le indagini condotte dai carabinieri della stazione di Reggio Calabria e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale hanno portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 58enne reggino, ritenuto responsabile del reato di stalking. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha emesso il provvedimento sulla base della denuncia effettuata da un insegnante 42enne. La vittima del presunto reato, che si sarebbe perpetrato per lungo tempo, avrebbe vissuto un prolungato, grave stato di ansia e di paura, nonché il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri familiari, e sarebbe stata costretta ad alterare le proprie abitudini di vita, a sostituire il numero dell'utenza telefonica fissa a lei intestata e a non uscire più di casa la sera. Domenica 9 novembre nella parrocchia di San Teodoro in Bacalati sarà ordinato diacono Francesco Marrapoti. Nato il 12 febbraio del 1990 a Melito Porto Salvo, ha frequentato la parrocchia sin da piccolo come ministrante. Terminati gli studi al liceo Alessandro Volta di Reggio Calabria, nel 2009, all'età di 19 anni, entra in seminario sempre a Reggio Calabria. Figlio di genitori commercianti che gestiscono un market in paese, un fratello assessore al comune, ha fatto anche parte di un'associazione teatrale nello stesso paese. La vocazione a farsi prete era presente già negli ultimi anni delle superiori. Il suo padre spirituale è Don Giuseppe Manti, parroco di San Teodoro, martire in Bacalati. Francesco è appassionato di calcio, tifa infatti Juve. Presente anche l'arcivescovo di Reggio Calabria, Bova, Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini. Bova Marina, organizzato dall'amministrazione di Bova Marina, moderato dalla professoressa giornalista Maria Natalia Iriti, il convegno Lettere dalla Locride. Oltre all'autore Ilario Amendolia, presenti anche il sindaco Vincenzo Crupi, l'assessore alla cultura Maria Luisa Ollio, il luogotenente Cosimo Sframeli, l'onorevole Saverio Zavettieri e il direttore responsabile del garantista Pietro Sansonetti. Spostiamo a Melito Porto Salvo. Il candidato al Consiglio regionale della Calabria, Annunziato Anastasi, detto Tito, ha inaugurato l'apertura della segreteria politica in via nazionale nei pressi del comune. Mai vista tanta gente per l'apertura di una segreteria politica, ma non soltanto, la già numerosa popolazione della città di Tiberio Evoli, Bruno Spatolisano e Pietro Panuccio, e del comprensorio. Anche da fuori Melito, una fiumana di persone che entravano e uscivano a ritmo vertiginoso, convinta e persuasa per sposare un progetto serio, concreto e credibile. Grande giocatore del passato nelle squadre del comprensorio, funzionario molto apprezzato. Calabria piove ancora, resta l'allerta anche se in attenuazione il maltempo. Piove infatti ancora e c'è vento forte in Calabria, dove rimane l'allerta anche se l'ondata di maltempo che ha investito la regione sembra progressivamente attenuarsi. Non vengono segnalate stamane situazioni di particolare criticità dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, ma sono interventi per cornicioni pericolanti e alberi caduti. Scuole chiuse oggi a Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e in molti altri centri. Lezioni regolari invece a Lamezia Terme. Giornata delle Forze Armate, in tutta Italia ci sono celebrazioni, infatti la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate apre il ricordo dei caduti in tutte le guerre per coloro che hanno perso la vita, per preservare la nostra sicurezza e la pace. Vediamo quindi il servizio della commemorazione che si è tenuta martedì 4 novembre. Celebrata in quasi tutti i comuni dell'area grecanica e della Locride, la giornata delle forze armate, in ricordo dei caduti di tutte le guerre e a coloro
che in questi anni hanno perso la vita per la sicurezza e la pace. Omaggio reso anche a Merito Porto Salvo, dove la commissione straordinaria ha posto una corona ai piedi del monumento ai caduti, ricordando i tanti che nel corso delle due guerre mondiali hanno perso la vita. A seguire, gli alunni delle scuole medie hanno partecipato alla mostra Il filo del ricordo dalla prima alla seconda guerra mondiale, organizzata dal Circolo Meli. In un mondo che manifesta tensioni e instabilità crescenti, scrive il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si vanno affermando nuove e più aggressive forme di estremismo e di fanatismo che rischiano di investire anche l'Europa e l'Italia in particolare, infiltrandone gradualmente le società. È una minaccia reale, anche militare, che insieme all'Unione Europea e alla NATO dobbiamo essere pronti a prevenire e contrastare. Reggio ossigeno per l'ATAM, la regione riconosce 10,8 milioni di debito. La giunta regionale ha deliberato la definizione del credito nei confronti dell'ATAM. Si tratta complessivamente di un'erogazione di 10,8 milioni di euro, ad annunciare l'assessore dei trasporti Luigi Fedele al termine della riunione tenuta in prefettura a Reggio Calabria. Alla presenza del prefetto Claudio San Martino, del sindaco Giuseppe Falcomatà e dei vertici delle forze dell'ordine. Una boccata d'ossigeno che arriva in estremis a poche ore dalla nuova udienza sul fallimento dell'azienda dei trasporti cittadina prevista nella mattinata del 5 novembre. Complessivamente l'impegno della Regione Calabria si aggira intorno ai 208 milioni di euro, ha dichiarato ancora l'assessore Fedele. Dunque lo sforzo fatto per l'ATAM è certamente notevole. Non potevamo permettere il fallimento dell'azienda, il piano approvato dalla Regione dovrà essere adesso vagliato dai ministri dei trasporti e dell'economia, per poi consentire la certificazione definitiva dei crediti. Buone notizie anche per quanto riguarda la vicenda DURC. L'azienda tratterà con INPS e INAIL per una rateizzazione delle contribuzioni e il documento essenziale per ricevere gli stanziamenti regionali dovrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. Un passaggio fondamentale anche per l'erogazione degli stipendi dei lavoratori, fermi ormai da quasi 4 mesi. Passaggi importanti dunque nel percorso a ostacoli che sta affrontando l'ATAM. Soddisfatto anche l'amministratore unico Antonio Gatto, il quale dice: ringraziamo la Regione per l'impegno che sicuramente ci aiuterà a porre le nostre richieste nell'udienza di fallimento, dichiarato appunto lo stesso Gatto al termine della riunione. Ci aspettavamo qualcosa in più come riconoscimento, ma come azienda stiamo lavorando da tempo su un modello economico che si attestava sulla somma di 11 milioni da parte della Regione. Dunque siamo molto vicini alle nostre ipotesi iniziali, allo sforzo della Regione deve seguire quello del Comune per la ricapitalizzazione dell'azienda, che sta facendo la sua parte con l'aiuto dei lavoratori che da 4 mesi ormai stanno resistendo proprio perché credono alla sopravvivenza dell'ATAM. Fondamentale infine sarà la tappa processuale di domani, se il Tribunale dovesse concedere, come in tanti si augurano, una nuova proroga all'ATAM, l'azienda avrebbe il tempo di recuperare il debito riconosciuto dalla Regione e successivamente di ricostruire il proprio capitale sociale con l'intervento dello stesso Comune. Ma appunto a questo proposito sentiamo le parole dell'assessore ai trasporti Luigi Fedele. Si è arrivati alla definizione del credito, che è un debito che in effetti la Regione aveva verso l'azienda. Abbiamo fatto la delibera e appunto per quanto riguarda l'ATAM, chiaramente è un percorso che riguarda tutte le aziende calabresi, ma per quanto riguarda l'ADAM siamo intorno agli 10 milioni e 800 mila euro. È una cifra che certamente forse andava oltre le aspettative dell'azienda stessa, ma che certamente gli consentirà di poter ripianare tutti questi debiti e quindi avere la possibilità di andare avanti. C'è l'appuntamento importante domani al Tribunale, speriamo che si possa rinviare ancora un po' e quindi chiaramente sarà l'impegno di tutti noi affinché questa azienda possa crescere. Tra l'altro è uno sforzo notevole che abbiamo fatto, perché voglio ricordare che l'impegno complessivo di questa operazione per quanto riguarda la Regione Calabria si aggira intorno ai 208 milioni di euro, mi riferisco a tutte le aziende pubbliche e private della Regione, compresa chiaramente anche Trenitalia. Un impegno importante, ma certamente non potevamo far sì che l'azienda potesse fallire e quindi su questo è stato un impegno massiccio e finalmente oggi siamo arrivati alla conclusione. Da qui a poco, ma
manderemo il piano al Ministero, una volta che il Ministero lo approverà si potrà fare la certificazione di questo debito, significa che noi possiamo la certificazione, quindi l'azienda potrà andare in banca a chiedere appunto anche già l'anticipazione, quindi sicuramente non una boccata d'ossigeno, ma credo di più, forse più di una bombola, perché in effetti senza questi fondi l'azienda sarebbe fallita. A Lorenzo inaugurato presidio Libera. San Lorenzo nasce appunto il presidio Libera, Valle del Tuccio e Montebello Ionico. Con la nascita di quest'ultimo l'associazione si impegna ad essere sempre più presente sul territorio e tra i cittadini affinché non si sentano soli ma sicuri. Vediamo il servizio. Ieri nei locali dell'auditorium San Gaetano Catanoso a Corio di San Lorenzo è stato costituito ufficialmente il presidio di Libera, Valle del Tuccio e Montebello Ionico, che opererà sul territorio dei comuni di Montebello Ionico, Rogudi, Melito Portosalvo, Bagaladi, Roccaforte del Greco e San Lorenzo. Il suddetto presidio è stato intitolato alla memoria di Antonino Marino, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, medaglia d'oro al valor civile. Nel corso dell'iniziativa è stata ricordata la figura del brigadiere Antonio Marino, originario di San Lorenzo, un uomo che ha dimostrato di essere degno di indossare la propria divisa, poiché ha compiuto il suo dovere a scapito della sua stessa vita, rimanendo ucciso per mano dell''ndrangheta il 9 settembre del 1990 a Bovalino. Concludiamo con una notizia di sport. Regina Cozza a Melfi, dobbiamo solo vincere. Alla vigilia della gara con Melfi, il mister Francesco Cozza, dalla sede del ritiro che ha ospitato la squadra per quasi tutta la settimana, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. A Melfi il nostro unico obiettivo deve essere la vittoria. Non abbiamo alternative, dobbiamo cercare di risalire la classifica che con la penalizzazione e i mancati risultati si è complicata. Uno successo quindi ci darebbe una boccata di ossigeno e, cosa più importante, ci permetterebbe anche di riacquistare un po' di morale. In questo senso il ritiro per tutta la settimana è servito a riportare un po' di tranquillità in seno alla stessa squadra. Abbiamo lavorato sodo e stare insieme qualche giorno ci ha consentito di tenere alta la concentrazione mancata nelle ultime due partite. Le gare, come ho avuto modo di dire in più di una circostanza nelle ultime settimane, stanno diminuendo, dunque dobbiamo rimboccarci le maniche e iniziare a vincere se vogliamo centrare il prima possibile il traguardo che ci siamo prefissati a inizio stagione. La salvezza, appunto. Dai ragazzi, dunque, mi aspetto tanto. Questa era l'ultima notizia, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando al prossimo appuntamento.